Buonasera a tutti da nonna Stefania, facciamo una multicottura. Pollo alla cacciatora, anche questo mi è stato richiesto tramite l'app che trovate su Play Store, Play Google, scusate. Allora, come procediamo? Prima di tutto gli ingredienti. Allora, qui in tutto ho, cominciamo dalle verdure, una carota, una cipolla, due gambi di sedano e uno spicchio di aglio. Questi adesso li andiamo a tritare poi all'interno del cuoco. In tutto ho 8 cosce di pollo, 6 le cuocerò alla cacciatora, 2 le faccio a vapore. C'è qualcuno che deve restare un po' più light. Poi un po' di sale, un po' di pepe, olio, non tantissimo, salvia e rosmarino dal mio balcone, appena colti. E questa è una scatola di pelati da 400 grammi. Come procedo? Allora, prima di tutto mi faccio un po' di spazio e con la lama Ultra Blade vado a tritare le verdure. Quindi chiudiamo, qualche colpo di pulse. Controlliamo se ha bisogno di essere tritata ancora un po', direi che va bene. Allora, togliamo, perché la ricetta classica del pollo alla cacciatora dice che prima si fa, diciamo, diventare croccante il pollo col cuoco. Qui questo passaggio è un po' tragico, nel senso che ci servirebbe una temperatura più alta, ma sarà comunque buono. Allora, qualcuno mi regala un tavolo da 2 metri e una cucina soprattutto per contenerlo, mi farebbe comodo, c'è troppa roba. Allora, vabbè, togliamo le nostre verdure, non importa se ce n'è qualcuna un pochino più grossa, perché dobbiamo cuocere per diverse decine di minuti poi, quindi... Ah, una cosa che non vi ho messo sul tavolo, ma che serve, è un 2/3 un bicchiere di vino rosso. Ora poi lo prendiamo in corso d'opera. Stavo ripassando mentalmente, mi mancava qualcosa ed è il vino. Mi sono accorta che non ho preso nemmeno l'accessorio per mescolare. Oggi il regista è distratto e gliel'avevo chiesto. Vabbè, allora, piccola pausa tecnica. Lui prende l'accessorio per mescolare e io sciacquo questo, perché non voglio che mi bruci la verdura mentre sto rosolando le cosce di pollo. Pochi secondi e torniamo. Allora, procediamo con rosolare le cosce di pollo. Quindi... abbiamo recuperato il nostro accessorio per mescolare, mettiamo, vediamo un po', e c'è rimasto un po' d'acqua, ma tutto più farà qualche schizzetto, ma sarà tutto chiuso, quindi non c'è problema. Allora, mettiamo le cosce con la pelle rivolta. Allora, cerchiamo di farcele stare tutte, magari la parte più con più carne. Ok, adesso chiudiamo, azzeriamo qui, che è brutto quando lampeggia, me ne dimentico sempre, e con lo slow cook le rosoliamo una decina di minuti. Leviamo pure tutto
coperchietto, il tappino che tanto non serve, e le lasciamo andare. Ci vediamo a fine rosolatura delle cosce. A metà cottura, quindi a metà dei 10 minuti, fermo un attimo. Sono vive queste cosce, ok. Le giro. Ti sei girata male. Facciamo finta che sei girata. Tanto poi mescolando e gli ridiamo la via. Ecco qua, già riparte a sfrigolare e ci vediamo alla fine di questi 5 minuti. Siamo alla fine dei 10 minuti di rosolatura. 6 cosce sono tante, per cui le mie non saranno perfettamente rosolate, ma siccome poi comunque devono continuare a cuocere, le mie avranno un sapore leggermente lesso. Le vostre, se ne fate per 4, il tempo che vi ho dato è sufficiente per fare una rosolatura iniziale. Come vedete, le mie hanno ancora dei punti in cui sarebbe meglio far cuocere ancora un po'. Allora, aggiungo la verdura. Vi ricordo, una carota, 2 gambi di sedano, una cipolla e uno spicchio di aglio che ho tritato tutto insieme. Allora, si mette sopra perché dice che altrimenti brucia. Io ho controllato, ho guardato anche diverse ricette e in tutte le verdure si mettono sopra. Allora, aggiungiamo il sale. Qui ovviamente va molto a vostro gusto. Io considero poi che devo anche aggiungere il sale per i pomodori, per i pelati, quindi vado leggermente abbondante. Ci va anche il pepe, ma meglio mettercelo a fine cottura. Quindi richiudiamo e gli diamo un altro, magari non per 10 minuti ma almeno 7 e mezzo, facciamo rosolare anche le verdure. Una premessa: se fate altri, io adesso poi metterò a cuocere sopra altre due cosce di pollo nel cestello interno. Il tutto sarà un po' stretto e posso farlo solo perché devo cuocere il pollo per parecchio tempo, perché dopo che abbiamo fatto questa operazione comunque ci vorrà una quarantina di minuti, e perché ho come liquidi sia quelli delle verdure, sia il vino, sia i pelati. Quindi ho abbastanza liquido per produrre vapore e continuare a cuocere anche quello che c'è sopra. Se state facendo una ricetta più asciutta, probabilmente non ce la fa a cuocervi a vapore. Quindi regolatevi se pensate di poter fare questo tipo di operazione, perché non l'avete visto fare, ma considerate che qui ho mezzo litro praticamente di liquido. Ci vediamo alla fine dei 7 minuti. Ormai sono 6 e mezzo. Le verdure sono quasi appassite. Adesso sfumiamo col vino per un paio di minuti, dopodiché mettiamo i pelati schiacciati, eccoli qua, l'altro pollo sopra, ce ne andiamo per circa 40 minuti e dimentichiamo il cuoco che fa il suo lavoro. Allora, fermiamo un attimo. Il vino. Abbasso anche le verdurine che sono rimaste in cima. Qua ho scolato dappertutto, vabbè, e impostiamo in velocità 1, sempre 130,
per un paio di minuti. Questo serve solo proprio perché l'alcol evapori, ma il vino resti disponibile per la cottura che dobbiamo fare. Ci serve come liquido per poter cuocere a vapore. Vediamo un po'. E ci si rivede fra 2 minuti. Ok, mancano 10 secondi. Vi accorgete che il vino è evaporato, cioè che l'alcol è evaporato, se annusando non sentite più l'odore di alcol. Allora, a questo punto aggiungiamo salvia e rosmarino, i pelati. Cerco di posizionare le cosce il più in basso possibile perché io adesso devo farci stare anche l'altro cestello. Vediamo se c'entra. Ce l'abbiamo fatta. Dimenticavo un pizzico di sale su queste cosce qua. Parte dell'aroma. Allora, la posizione che vi dicevo prima delle cosce di pollo, perché mi ha fatto notare il cameraman che mi sono dimenticata di dirlo. Vi stavo dicendo, metteteli con la parte con la pelle, cioè la parte diciamo più coperta di pelle, verso il fondo della pentola, in modo che si vada a croccantare quella parte. Allora, posizione vapore. A questo punto lo facciamo andare in manuale. Cioè posizione che il vapore resti dentro la pentola, cioè per la cottura a vapore. Allora, velocità 1, ma se serve ogni tanto potete anche fermarlo. Io gli do 105 gradi perché voglio che continui a fare produzione di vapore. E gli diamo 40 minuti. E poi controlliamo com'è la cottura. Ah, nel dubbio facciamo 110, secondo me bastano 105, secondo il cameraman no, vediamo chi ha ragione. Ok, ci si rivede fra 40 minuti. Mancano circa 5 minuti alla fine dei 40 minuti che avevamo impostato. Allora, per il pollo sopra dovrebbero essere più che sufficienti per aver finito la cottura a vapore. Quindi leviamo questo e ne approfitto per girare le nostre cosce. E gli ultimi minuti faccio andare senza coperchio perché abbiamo bisogno di far evaporare, cioè è rimasto parecchio liquido sotto. Quindi qua possiamo impostare anche i 130 in modo che evapori il liquido, perché dobbiamo fare sughetto e non brodino, invece abbiamo un po' di brodino sotto. Ci vediamo fra qualche minuto. Mancano pochi secondi, il mio pollo alla cacciatora è ancora liquido, ma perché ho cotto a vapore e quindi ho mantenuto il vapore all'interno della pentola. Adesso comunque, se lascio cuocere ancora le cosce, si sfanno completamente, quindi preferisco comunque tirarle fuori. Aspettiamo un attimo, perché finché bollicchia così meglio non togliere il coperchio. Ok, allora, chi ha visto altri video sa che non mi piace usare trucchetti tipo addensare usando la maizena o usando altri amidi, quindi non lo faccio, piuttosto
scolo un po' di liquido. Voilà, vieni qua. Qui sotto al tavolo ho un cliente che ha sentito l'odore del pollo. Forse sentite anche le zampette. Allora, e qui abbiamo tutto il nostro sughetto che avrebbe bisogno di ritirare ancora un po'. Facciamo una cosa molto più casalinga, ovvero lo scolo un pochettino e poi vi faccio vedere il piatto composto. Datemi un paio di minuti e torno. Metodo brutale, non avendo il tempo di farlo ritirare, ho praticamente colato e lasciato solo le verdure. A questo punto le rosoliamo in maniera che si asciughino ancora un pochino. Solo le verdure per 5 minuti, dopodiché impiattiamo. Questo perché voglio comunque utilizzare il fondo di cottura, ma non voglio mettere tutto il liquido, che praticamente era acqua che non è potuta evaporare, e anche il grasso del pollo. Quindi abbiamo tolto anche una buona parte di grassi e male non fa. A tra 5 minuti. 30 secondi alla fine della, chiamiamola, rosolatura del fondo di cottura. Se volete fare una cosa più chic, elegante, lo passate al setaccio, come si suol dire. A me piace più rustico, quindi lasciamo le verdurine con i suoi pezzettini. Se avessi cotto senza la vaporiera, avrei lasciato il coperchietto, l'avrei lasciato cuocere senza coperchietto e quindi sarebbe evaporato molto più liquido. Ok. Ecco qua le nostre verdurine. Magari non è elegantissimo, però vi garantisco che è buonissimo. Un po' di recuperare. Ah, naturalmente ho tolto il rametto di rosmarino, ne ho approfittato durante il filtrare e anche la salvia. Qualcuno si starà chiedendo il pepe, lo mettiamo adesso. Il pepe, se lo mettete a crudo, fa sempre, è meno forte e digerisce meglio e fa anche meno male. Voilà. Un attimo solo. Ecco qua, cosce di pollo alla cacciatora. Ci vediamo alla prossima videoricetta. Ciao da nonna Stefania.